Buonasera a tutti da Lux 65. Si è appena conclusa la partita di calcio tra Lione e Juventus. Piccolo preambolo: il Lione è la squadra che negli ultimi 12 anni della UEFA Champions League ha fatto 9 finali su 12, quindi vuol dire la squadra che ha dominato il calcio europeo vincendo 7 Champions League, quindi la squadra più forte. Il Real Madrid, per dire, della Champions League. Ovviamente una partita proibitiva quindi per la Juventus, che già aveva incontrato 2 anni fa il Lione nell'inizio a settembre della Champions League, quando ancora non c'erano i gironi come quest'anno, gironi che sono molto migliori dei sorteggi, perché la Juventus nei sorteggi è sempre stata veramente sfigata. Aveva beccato alla seconda partecipazione proprio il Lione, giocando un'ottima partita e perdendo immeritatamente per 3-2. Al Lione fu combinato un calcio di rigore fuori area, non c'era il VAR, cosa che stasera invece c'era ed è stato determinante per tanti episodi, soprattutto per il gol salvato sulla riga da Cristiana Girelli e per il gol stesso di Cristiana Girelli, perché sono andati a controllare se il cross di Lundorf era stato effettuato con la palla all'interno del campo o all'esterno. Per fortuna nostra, la palla era buona ed è stato il gol del pareggio. Partita che ovviamente partiva con gli sfavori del pronostico. A Lione mancavano alcune giocatrici, ovviamente, ma Lione ha una rosa ovviamente molto più ricca di quella della Juventus, che è l'unica squadra dilettante delle 8, ripeto, arrivate in questo momento alla fase finale della Champions League. Juventus che dopo 2 minuti ha avuto la porta spalancata per segnare un gol, ma Urtig purtroppo i gol facili li sbaglia. Penso che sia il terzo anno che abbiamo Urtig. All'epoca fece anche i 2 gol con Lione, quelli più difficili, ma poi ne sbagliò. No, uno era gol suo, uno era autorete. Vabbè, sempre autorete, sempre su un qualcosa in cui era comunque lei protagonista. Sbagliò comunque poi un gol davanti al portiere. Tutti i gol quando è a tu per tu col portiere li fallisce. Ho fatto questo calcolo, spesso capita in campionato. In campionato purtroppo ti ricapitano le occasioni, col Lione le devi sfruttare. Gol sbagliato, gol subito. Alla prima azione insistita del Lione, all'ottavo minuto la Juventus è subito andata sotto con un'azione in cui la palla è rimasta in campo, cross di nuovo rimesso al centro. E Saragama, che purtroppo è stata anticipata da un colpo di testa di una giocatrice del Lione, palla in rete. Juventus, che ovviamente ha perso un pochettino i punti di riferimento, è venuta a mancare un pochettino di convinzione. La Juventus non ha l'esperienza del Lione in queste partite. Ovviamente il telecronista diceva: "Ah, ma Lione è anche giocatrice del 2000". Sì, ma Lione è una società che ovviamente ha fatto 9 finali su 12 negli ultimi anni, quindi avvezza ad arrivare ai quarti di finale, abituata con giocatrici come Amandine Henry, che giocano in nazionale, come la Renoir, che ha la gigantessa di 1,90 m e passa nazionale, come la Marojan, che poi è entrata nel finale, cioè in panchina avevano loro. Ricordiamo che anche la Juventus femminile manca come il pane Cecilia Salvai, non era al meglio Martina Lenzini. Speriamo che ovviamente al ritorno ci siano Saskova,
con problemi alla schiena, buonasera, non al meglio, eccetera, 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 eccetera. A mio giudizio, ovviamente, il gol ha cambiato l'inerzia della partita. La Juventus ha arretrato troppo il baricentro. C'è da dire che nell'arco di 90 minuti, a parte un paio di uscite spericolate, il portiere bianconero non ha dovuto effettuare delle parate per salvare il risultato, ha dovuto soltanto effettuare delle uscite. Il pallino del gioco è sempre stato nelle mani del Lione, soprattutto nel primo tempo, mentre nel secondo tempo ovviamente è cambiato un pochettino l'inizio della partita, soprattutto con la giocatrice che fino a quel momento si era vista di meno, Valentina Cernoia. Valentina Cernoia, in uno scatto, ha procurato l'espulsione di una giocatrice del Lione, credo sia una giocatrice inglese, adesso non mi ricordo il nome, comunque una giocatrice molto brava in fase di spinta, molto ingenua nel fallo, perché c'era ancora molto campo per Cernoia, ma comunque probabilmente avrebbe potuto anche dirigersi verso la porta e segnare. Partita che da quel momento la Juventus ha giocato in 10 contro 11, Cernoia che si è subito accesa. Alle volte bastano un paio di errori per spegnere un giocatore, bastano un paio di cose giuste per accenderlo. Un minuto dopo, gran tiro della Cernoia e palla che colpiva l'incrocio dei pali a portiere battuto, sembrava stregata ormai la porta. Ma la Juventus ha insistito e ha trovato il pareggio intorno, credo, poco dopo la metà del secondo tempo, credo verso il 70esimo, con la giocatrice che più aveva dato anima e cuore per la squadra. Ricordiamo che Girelli ha salvato un gol sulla riga, e questa volta il VAR è servito per vedere che non era gol. Su un'uscita mezzo e mezzo di Pero Maglin che era stata anticipata, la palla stava dirigendosi in porta e Cristiana Girelli in scivolata l'aveva tirata fuori prima che entrasse in porta per il 2-0. Probabilmente la partita sarebbe finita lì con le francesi in vantaggio per 2-0 nel primo tempo. Partita che poi ovviamente è svoltata con l'espulsione, la traversa, il pareggio su un'azione molto ben congegnata, cross di Mati Lundorf, che poi sarà controllato al VAR perché la palla sembrava fosse uscita in fallo laterale, invece Mati l'aveva crossata con forza poco prima che uscisse, e il portiere che andava con un pochettino di sufficienza sul pallone, perdendolo, e il falchetto di Gavardo, nomen omen, Cristiana Girelli, metteva in porta per l'1-1, per l'1-1 che fino a 20 minuti prima sembrava insperato. Sembrava insperato. Ricordiamo che già pareggiare con Lione è un'impresa. Pareggio quindi di Cristiana Girelli, ma Juventus che insisteva, giustamente, avendo il Lione l'inferiorità numerica. Cambi di Joe Montemurro, io non sono molto stato d'accordo sulla sostituzione di Grosso. Nel primo tempo ho notato che era l'unica che riusciva a uscire un po' dalle mischie, palla al piede, poco seguita dalle compagne. Nel primo tempo era emersa soltanto la caparbietà di Pedersen. È un pochino la corsa di Grosso che si vede che è di un altro livello, pur essendo giovane. Comunque, alla fine della fiera, il cambio con Caruso, l'entrata di Bonfantini per Girelli con la Juventus sull'1-1, ha avuto ragione lui perché poi Arianna Caruso è stata dominante sui palloni. Ricordiamo che ovviamente la Juventus giocava in superiorità numerica con Lione, che comunque non ha accennato, non ha rinunciato ad attaccare, comunque cercando di non farsi schiacciare dalla Juve, che in quel momento è diventata più pressante, che su un pallone
di Caruso, grandissimo assist, la velocità di Bonfantini ha fatto il resto, ha bruciato tutti quanti i difensori del Lione che non sono, si è attaccati, irreprensibili. Il Lione, secondo me, non ha una difesa imbattibile, si è attaccata. E Bonfantini ha segnato il gol del 2-1. A quel punto speravo addirittura in un terzo gol per stare magari a vedermi una partita di ritorno un pochettino più tranquillo, ma era chiedere troppo. Il Lione poi nel finale di partita con Marojan, ricordiamo, una grandissima giocatrice che però tornava da un infortunio, ha battuto un'infinità di calcio d'angoli, di calci di punizione. Unica nota negativa, non mi è piaciuto molto l'arbitraggio della Gallese. Espulsione a parte, ho notato che ha fischiato molto poco i contrasti, soprattutto su Cristiana Girelli, ha lasciato correre, forse pensava che giocassimo a rugby, o forse in campo europeo non vengono fischiati i falli che normalmente in Italia vengono fischiati. Fatto sta che però sul 2-1 per la Juventus, segnato da Bonfantini all'82esimo, grandissima Agnese, secondo me meriterebbe di vedere il campo più spesso, ricordiamo che è entrata anche Barbara Bonansea. Barbara Bonansea sempre a metà del secondo tempo, anche lei ha sfiorato il 3-1 in un'azione in velocità, ci è mancato poco che infilassimo addirittura due gol di distacco al Lione che ci avrebbero permesso di vivere magari un pochettino più tranquilli al ritorno. Che dire? Mi ha fatto arrabbiare l'arbitro, ma ragazze che hanno avuto cuore, che hanno avuto coraggio, che hanno avuto anche quel pizzico di fortuna che non manca, perché ricordiamo che qualche anno fa ci batté il Lione in casa in maniera immeritata e abbiamo battuto una squadra che ha vinto 7 Champions League, una partita che dà morale, abbiamo visto tutte come venivano seguiti i minuti finali. A bordo campo, 7 minuti di recupero, non li ho capiti onestamente, veramente non li ho capiti. I 7 minuti di recupero effettuati dall'arbitro gallese non li ho capiti. Qualcuno me li dovrà spiegare. Non ci sono stati infortuni e le sostituzioni al massimo ti portano 3-4 minuti di recupero. Potevo capire 5, già erano tanti, ma 7 onestamente non li ho capiti. Fatto sta che comunque nonostante i 7 minuti di recupero la Juventus ha tenuto il risultato di 2-1, i suoi tifosi, noi siamo fieri di queste ragazze. Comunque vada al ritorno, la Juventus è in partita, sarà in partita, se la giocherà. Al ritorno non ci sarà la giocatrice, ovviamente, che ha subito l'espulsione, che comunque è una giocatrice molto importante, una giocatrice di spinta. E poi, come si dice, la palla è rotonda, magari potremmo avere magari qualche calciatrice più in palla di quello che era stasera, perché stasera la Juventus non ha giocato una grandissima partita. È un grande però sintomo il fatto che l'abbia vinta. Fa ben sperare, perché se al ritorno magari giocasse un po' meglio, un po' magari con meno paura che l'ha attanagliata dall'ottavo quando ha preso il gol. Paura che ha lasciato andare dopo il pareggio, dopo l'espulsione e dopo il pareggio, chissà, 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 si possono magari anche eliminare delle squadre che sono al pari del Real Madrid, anzi, che hanno vinto più del Real Madrid in questi ultimi 10 anni. Grandissime, un'impresa, un applauso bisogna farlo a Joe Montemurro. Magari non ho condiviso molto l'uscita della Grosso, che a me sembrava ancora una giocatrice che poteva dare, ma Arianna Caruso quando è entrata ha fatto veramente grandi cose, per il resto non ha sbagliato nulla. Godiamoci questa sera la vittoria, al ritorno sarà ancora una battaglia, le francesi ci attaccheranno dal primo all'ultimo minuto, ma ovviamente dovranno vincere la partita per eliminarci, perché comunque non gli basterà pareggiare, non contano più i gol fatti in casa in trasferta come nelle coppe europee
degli uomini, quindi dovranno batterci con due gol di scarto, nelle loro corde anche farcene tre di scarto, ma questo è da vedere. Un saluto a tutti da Lux65, migliore in campo secondo me Cristiano Girelli, perché quando salvi un gol e ne metti uno in porta è come se avessi fatto due gol. E poi un grandissimo applauso ad Agnese Bonfantini, ma comunque a tutte le ragazze bianconere che stanno facendo molto meglio degli uomini, pur essendo delle dilettanti. L'unica squadra dilettante nelle 8 arrivate alle fasi finali della Champions League Women. Un saluto a tutti da Lux65. Se vi è piaciuto il video mettete like e se vi piace il mio canale iscrivetevi. Ciao!